Nella zona si aggirano alcuni pescatori a bordo delle tradizionali imbarcazioni a vela. Accettiamo l'invito per un breve giro lungo la costa. Il modo più autentico per scoprire la magia di questi luoghi e la genuinità dei suoi abitanti. Scendiamo quindi sull'isola di Guli, una delle più colpite dallo tsunami del 2004, dove visitiamo il locale cantiere navale che, oltre a fornire un rimessaggio alle barche da crociera, è uno dei pochi in cui abili maestri d'ascia costruiscono i tradizionali doni seguendo un metodo artigianale antico. Come in passato, le imbarcazioni vengono ancora costruite senza un progetto documentato, dove struttura e simmetria prendono forma man mano che la costruzione procede. Un doni può misurare anche solo 3 metri ed essere usato principalmente per viaggi brevi, mentre per la pesca vengono realizzati doni di almeno 10 metri, in quanto considerati più affidabili nei tratti esterni alla scogliera corallina, dove il mare è spesso molto mosso. Un giro per il villaggio ci fa scoprire un amore speciale dei maldiviani per il nostro paese. Raggiungiamo quindi il litorale est dell'isola, dal cui orizzonte il mattino del 26 dicembre 2004 arrivò l'onda tremenda che si abbatté sulla costa, seminando morte e distruzione. In questi anni molto è stato fatto, grazie soprattutto allo spirito e alla tenacia di un popolo straordinario. Uomini e donne che non pensano al fatto di vivere in un paradiso, o forse più semplicemente considerano questo loro paradiso un po' differente da come lo intendiamo noi. Un luogo lontano dal lusso dei resort e dal consumismo turistico, ma ricco di una serenità e di una bellezza che nessuna vacanza potrà mai comprare.